Buonasera a tutti, grazie a tutti i presenti, in particolar modo ai relatori di questa sera, sono Simone Neri Serneri, Katia Papa e Giovanni Sabatucci, che discuteranno con gli autori del volume L'Europa del Novecento, edito da Carocci, curato da Leonardo Rapone, però è anche autore. E che vede, diciamo, figurare come autori Francesco Bartolini, Bruno Bonomo e Alessio Gagliardi. Il mio compito è quello di introdurre brevemente questa discussione, anche perché siamo numerosi e i temi di discussione certamente non mancano, il volume è molto ricco e presenta anche naturalmente vari modi di affrontare le questioni dell'Europa del Novecento, in particolar modo un duplice registro che è quello delle interpretazioni della storia europea da una parte, ma anche il fatto di costituire uno strumento didattico dall'altra. E naturalmente questo significa adottare dei linguaggi e dei codici anche particolari rispetto ad altre narrazioni della storia d'Europa. E tuttavia è una storia d'Europa, naturalmente, che si inserisce in un contesto storiografico, nel contesto storiografico più avanzato degli ultimi 2 decenni, per espressione degli stessi autori, l'intento è quello di gettare uno sguardo alla storia europea non come somma di storie nazionali, ma invece attraverso gli interessi, le interdipendenze, diciamo, che tendono a formare visioni integrate in competizione fra loro di che cosa sia l'Europa e della sua dimensione crescentemente transnazionale nella storia dell'ultimo secolo. Questo è un punto fondamentale del libro che discutiamo. L'altro punto fondamentale, anch'esso esplicitato dagli autori, è l'ambizione di leggere la storia d'Europa nel suo rapporto con la storia mondiale, o con la storia globale, se preferite, anche nel senso che questa storia ha avuto delle ripercussioni nella stessa Europa, no? Quindi nel senso di una reciprocità di intrecci tra le vicende europee e quelle globali. Il libro è organizzato in 3 blocchi, cronologicamente, primo all'inizio del secolo, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Il secondo dalla Seconda Guerra Mondiale alla 1968, come data convenzionale, e il terzo dagli anni 70 alla fine del secolo. Poi c'è una parte, diciamo, finale di considerazioni del curatore sull'Europa nel nuovo secolo. Potremmo dire con una battuta che non è più il secolo breve, no? Su questo mi pare non ci siano dubbi nell'approccio, e questo è anche molto, direi, in sintonia con tendenze storiografiche che si sono manifestate in tanti modi negli ultimi anni. Però potremmo dire non è più il secolo breve, ma è ancora l'età degli estremi per tanti aspetti. Barbarie e progresso, violenza e democrazia, emancipazione e genocidi, diciamo questa tensione di estremi che si trova in una storiografia anche recentissima. Non so, penso al libro di Konrad Jarosz su Out of Ashes, che è forse la storia d'Europa più ricca scritta negli anni recenti. Presenta esattamente, a mio parere, questo aspetto, questa chiave interpretativa, se volete.
Nello stesso tempo i tre blocchi sono esplicitamente, anche qui come scelta autoriale, fatti gravitare attorno alla centralità della Seconda Guerra Mondiale. Anche qui si possono naturalmente trovare agganci storiografici importanti, se non sbaglio qualche anno fa, Journal of Contemporary History ha dedicato un numero monografico al tema della, sebbene più in chiave di memoria che non di studi storici in senso stretto, diciamo sulla centralità della Seconda Guerra Mondiale, ma questo naturalmente rimanda a tanti elementi, a tanti diversi elementi. Che forse si potrebbero, ma questa è già un'interpretazione, una domanda che faccio agli autori, organizzare proprio attorno al tema della trasformazione dell'Europa. No? L'Europa ha una pluralità di significati, non certo soltanto nel Novecento, ma questa pluralità di significati cambia radicalmente e velocemente nel corso del tempo, nel corso del secolo, e assume aspetti che non sono soltanto di declino o di suicidio dell'Europa, come è stato detto in una certa storiografia, ma sono anche invece aspetti di grandi metamorfosi, di grandi capacità di adattamento. To hell and back, no? All'inferno ritorno, secondo Kershaw, forse è qualcosa di più anche di questo, cioè in realtà è back, ma anche nel senso che l'Europa ha un ruolo nel mondo globale, poi che questo ruolo sia variamente interpretabile e contestabile, ovviamente, è oggetto di discorsi intellettuali e anche politici molto importanti oggi. A me sembra che ci siano a questo proposito, ma provo a lanciarvi tre questioni dentro il libro, per non rimanere su un discorso così generico, ma non voglio nemmeno attardarmi troppo, che a me sono venute in mente, che trovo verificate, diciamo, svolte o non semplicemente accennate nel libro, che mi sembrano particolarmente rilevanti in chiave di innovazione storiografica. Il primo punto è il modo di trattare la cosiddetta guerra civile europea, che da un termine e una categoria dal quale gli autori prendono, secondo me, molto opportunamente le distanze, evitando, diciamo, di rappresentare intanto il primo Novecento, la prima metà del Novecento come in particolar modo il periodo delle due guerre, ovviamente come un'epoca di esclusivamente di catastrofe e che tende poi a introdurre un concetto di deterministico, di inevitabilità proprio attorno alla nozione di Seconda Guerra Mondiale. E questo mi pare un punto molto importante nello svolgimento del primo blocco del volume. Adesso taglio corto perché non farò tante considerazioni, ma a me sembra questo un punto nodale, anche perché rimanda alla complessità della storia europea e dei suoi rapporti con la storia mondiale, naturalmente. Il secondo punto storiografico che vorrei sottolineare è l'importanza che viene annessa nel libro al tema della decolonizzazione e dei suoi nessi con le vicende della storia europea più comunemente affrontate dagli storici, e cioè fondamentalmente la Guerra Fredda e la fine degli imperi, no? La fine degli imperi coloniali. Britannico e francese, innanzitutto, poi anche portoghese. Questo tema
Sembra molto importante a me perché credo che, e a molti, non soltanto a me, ma a molti altri, perché credo che ci consenta ancora una volta anche qui di inserire la storia europea in un contesto più grande, ma soprattutto di capire meglio l'onda di ritorno di fenomeni a lunga durata temporale, come quella della decolonizzazione e della nascita di un mondo postcoloniale, che in un certo senso è un fenomeno molto più profondo della guerra fredda, no? E che si intreccia con la guerra fredda in vari modi, ed è in questo intreccio che si capisce meglio, diciamo, la transizione dell'Europa. Non soltanto verso quello che Alan Milward ha definito European Rescue of a Nation State, ma anche del fatto che, come era nella interpretazione di Milward, questo Nation State è qualcosa di molto diverso da quello che era stato, prima della Seconda Guerra Mondiale, ed è, orientato verso, anche se con tutti i limiti che sappiamo bene, verso forme di integrazione. Questo nesso tra la trasformazione dello Stato nazione europeo, l'integrazione europea, la fine degli imperi, qualifica molto la questione della lunga pace europea sotto la guerra fredda, che altrimenti resterebbe autoreferenziale e resterebbe anche una narrazione di una storia europea un po' immobile sotto la cortina di ferro, no? Cambia anche la guerra fredda, naturalmente, in questo contesto di impulsi. Il terzo punto è ovviamente quello della globalizzazione. Qui veramente non mi soffermo perché ci sarebbero troppe cose da dire. C'è un ovvio rapporto tra la nascita dell'Unione Europea e quello che noi chiamiamo globalizzazione. In un senso ampio, e cioè non soltanto la globalizzazione dei mercati, ma la nascita di un mondo transnazionale, no? La nascita stentata, però potremmo anche dire dall'osservatorio di oggi di un mondo transnazionale. Quando questo avvenga, in che modo? Il libro lo imposta molto in chiave di fine di secolo. Naturalmente c'è un dibattito di cui gli autori sono perfettamente consapevoli, e lo si vede in quello che scrivono, su come in realtà fin dagli anni 70 la globalizzazione dei nostri tempi, diciamo così, che naturalmente è soltanto l'ultima di una serie di globalizzazioni storiche, può avere avuto un ruolo importante anche nel collasso del comunismo nell'89 e dell'Unione Sovietica nel 91. Ma qui naturalmente ci sarebbe molto da dire su come cambia o non cambia l'Europa dall'89 in avanti, soprattutto a seguito dei processi di globalizzazione.